Il sesso è materia esplosiva. L'impulso riproduttivo è la forza primordiale, trainante, fondamentale, che spinge le donne verso gli uomini e gli uomini verso le donne e genera vita. Ma i rapporti tra i sessi sono tutt'altro che lineari. Pensare che la sessualità possa essere lasciata libera a briglie sciolte è da ingenui. Senza un apparato di norme sociali, istituti giuridici, valori morali condivisi e regole, la sessualità, da forza attrattiva, diventa facilmente distruttiva. Epidemie sessualmente trasmissibili, come la sifilide o l'AIDS, gravidanze indesiderate, aborti, infanticidi, padri assenti, madri sole, figli abbandonati, disagi mentali di ogni tipo. Per contenere il caos, la maggioranza delle società passate ha legato il sesso al matrimonio e a ruoli di genere piuttosto definiti e rigidi, a beneficio dei più fragili, le donne, che rimanendo incinta pagano il prezzo più alto, e i figli. Per quasi due millenni le società occidentali sono state unificate sotto l'egida di una morale cristiana, che incoraggiava le virtù sponsali, matrimoniali e familiari e stigmatizzava i vizi. Poi, tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, la rivoluzione sessuale ha cambiato le carte in tavola per sempre. Nel primo video abbiamo visto quanto profonde siano state le conseguenze della contraccezione chimica, che per la prima volta nella storia ha permesso alle donne di controllare efficacemente la propria fertilità. Non sottovalutiamo le trasformazioni introdotte dalla pillola anticoncezionale, che è paragonabile all'invenzione della bomba all'idrogeno o del microchip. Tecnologie che hanno rivoluzionato il mondo. Per quel che ne sappiamo, potrebbe anche farci fuori. Voglio dire, in Occidente la natalità è molto inferiore al tasso di sostituzione e questo, come strategia multigenerazionale, è un completo vicolo cieco. In questa seconda parte vedremo come la separazione del sesso dalla riproduzione abbia trasformato radicalmente i ruoli di genere tradizionali, fluidificando le identità in modi impensabili prima della rivoluzione sessuale. In quest'ottica sono cruciali i gender studies, proposti da una varietà di psicologi, scrittori e accademici che, scardinando i valori morali tradizionali, hanno generato un cambiamento antropologico radicale. Il pensiero femminista del Novecento, con le sue intellettuali di riferimento, è alla base di questa trasformazione epocale. Vediamone alcune. Nel 1949 Simone de Beauvoir scrisse: «Donne non si nasce, ma si diventa». La subordinazione della donna, considerata il secondo sesso rispetto all'uomo, sarebbe generata non dal sesso biologico inteso come un destino, ma dalla storia, dalla civiltà, dalla cultura. Nel 1970 Shulamith Firestone portò avanti questa rottura polemica con la tradizione. In La dialettica tra i sessi, tesi per una rivoluzione femminista, indicava nella gravidanza, allattamento, cura della prole, ovvero nella connessione fra sessualità e riproduzione tipica della famiglia, l'origine della subordinazione femminile. Promuovendo la contraccezione e la pratica del sesso libero e giocoso, si sarebbe scardinato il ruolo di genere tradizionalmente associato alle donne, spose, mogli, madri, custodi del focolare familiare. Nel 1974 la femminista Gail Rubin, in Lo scambio delle donne, note sulla economia politica del sesso, sostenne la tesi che, mentre il sesso legato all'anatomia maschile e femminile è un dato biologico, il genere è un costrutto sociale arbitrario che va scardinato perché subordinerebbe la donna all'uomo. A questo punto la separazione fra sesso biologico e genere viene canonizzata. Per sesso si intendono esclusivamente i caratteri anatomici e fisiologici che contraddistinguono i maschi e le femmine alla nascita, mentre con genere si indicano l'identità di genere, cioè la percezione che ciascuno ha di sé e del suo essere maschio o femmina, e il ruolo di genere, le aspettative e i ruoli sociali che definiscono come donne e uomini dovrebbero essere in un contesto storico-culturale,
e il modo in cui l'individuo ha interiorizzato questi ruoli e con cui esprime l'appartenenza a un certo genere. Se il sesso è natura, il genere è cultura e la cultura si può cambiare, con conseguenze anche sulla natura stessa, secondo alcune controverse figure di ricercatori. Fra i più influenti c'è Alfred Kinsey, uno zoologo specializzato in insetti che fu finanziato dalla CIA e appoggiato dalla Fondazione Rockefeller per spostare la sua ricerca sugli esseri umani. Fu autore di opere come Il comportamento sessuale nel maschio, nel quale affermò che la sessualità umana è uno spettro sfumato, che le persone dovrebbero essere in grado di identificarsi in qualsiasi cosa vogliono. Creò la scala Kinsey per mostrare che le persone non rientrano nelle categorie sessuali binarie e sostenne apertamente la legittimità dei rapporti sessuali tra adulti e bambini consenzienti. Il tutto con l'intenzione dichiarata di fornire le basi scientifiche per una nuova moralità sessuale ed educare le masse in base a questi nuovi principi. Ci fu poi John Money, per dimostrare che il genere non è altro che un costrutto sociale e che l'identità umana è fondamentalmente fluida, eseguì un tragico esperimento di transgenderismo sui bambini. Money persuase i genitori di Bruce Reimer, un gemellino nato maschio, ferito accidentalmente ai genitali durante la circoncisione, ad accettare di trasformarlo fisicamente in una femmina e a crescerlo come tale. Con una vagina ricostruita, Bruce fu cresciuto come Brenda, ma per tutta la sua infanzia e adolescenza manifestò rabbia e istinti suicidi, sentendo che qualcosa in lui non andava. Una volta scoperta la verità da adulto, si sentì sollevato. Scelse di operarsi per riavere attributi fisiologici maschili, prese il nome di David e trovò moglie. Ma gli orrori vissuti, da cui non si riprese mai, e la morte prematura del suo gemello, anch'egli vittima delle sperimentazioni sessuali del dottor Money, a 38 anni lo condussero al suicidio. Si pensò ad una tragedia isolata e nessuno imparò niente, tantomeno il dottor Money, che portò avanti le sue teorie gender fino alla fine dei suoi giorni. Monique Wittig, nel 1980, in Donna non si nasce, contestò la pretesa fondazione naturale dell'eterosessualità come categoria normativa, difendendo la piena legittimità del lesbismo. Negli anni Ottanta il movimento lesbico individuò nell'istituzione eterosessuale un costrutto sociale omofobo, imposto dagli uomini, da combattere e sradicare per giungere all'uguaglianza. Ma se l'eterosessualità non ha alcun fondamento naturale, perché limitare i generi a maschio, femmina, omosessuale? Ebbe così inizio la proliferazione dei generi, che da due o tre sono arrivati a più di 60. Theodor Adorno, della scuola di Francoforte, fu un altro intellettuale chiave nell'ascesa della rivoluzione sessuale. Nel bestseller La personalità autoritaria dichiarava che tutte le personalità con valori sessuali tradizionali erano potenzialmente fasciste. Lo scopo del libro era tentare di patologizzare le persone che preferivano vita familiare e visioni sessuali normali. Lo stesso modello di famiglia a guida maschile veniva identificato come portatore intrinseco di fascismo. Al suo posto doveva sorgere un nuovo modello di famiglia senza genere, per proteggere la democrazia. È questa la tesi portata avanti nel suo libro. Con Judith Butler cade l'ultimo paletto. Anche la natura sessuata sarebbe un mero costrutto culturale. Il corpo e gli istinti primordiali, come quello materno, che consideriamo naturali, non sarebbero altro che una costruzione culturale, ruoli anch'essi socialmente stabiliti, che possono essere cambiati, perché la natura non esisterebbe. Il linguaggio non è descrittivo, ma performativo. Le parole non descrivono una realtà oggettiva che non esiste, la creano letteralmente, ingabbiando l'identità in costrutti culturali castranti. Every hour of every day, be the man of today. L'obiettivo sarà decostruire gli stereotipi linguistici rifiutando che affermazioni come io sono una donna, io sono un uomo vogliano dire alcunché.
non esisterebbe nessuna natura umana precedente alle pratiche sociali e al linguaggio. Maschio e femmina non sarebbero altro che il prodotto linguistico di società eteronormative ormai al tramonto. Emerge il queer, la personalità fluida e cangiante, declinabile in ogni modo. I'm not boy or girl. Quando si abolisce il principio di evidenza naturale, la mente compensa con squilibri psicotici gravissimi. Per questo pensare di introdurre l'uguaglianza dei sessi come normale significa attentare alla psiche di tutti. Penso poi ai più deboli, i bambini. Se gli si insegna sin da piccoli che quel che vedono non è come appare, li si rovina. Ripeto, pur non essendo solito fare affermazioni dure, dato che gli omosessuali sono persone spesso duramente discriminate, non posso non dire che introdurre l'idea che la differenza sessuale non esiste e che quindi non ha rilevanza è da criminali. Ha dichiarato Italo Carta, ordinario di psichiatria e direttore della scuola di specializzazione in psichiatria all'Università degli Studi di Milano. Campanello di allarme oppure opinione ormai fuori moda? In ogni caso, la rivoluzione sessuale non si è fermata ed ora travolge i bambini. Michel Foucault, professore francese omosessuale, favorevole alla pedofilia, propose una petizione per abolire le leggi sull'età del consenso, in modo che ai bambini fosse data libertà individuale di acconsentire a rapporti sessuali con adulti. I suoi scritti ebbero una grande influenza sul ramo europeo della rivoluzione sessuale. E in Italia Mario Mieli, attivista omosessuale che imperversò negli anni 70, che nei suoi spettacoli teatrali praticò la coprofagia, mangiando escrementi propri e del suo cane, nel suo libro Elementi di critica omosessuale mise per iscritto questo: «Noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel bambino l'essere umano potenzialmente libero. Noi sì possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente, rispondendo alla loro voglia di eros. Possiamo cogliere a viso e braccia aperte la sensualità inebriante che profondono. Possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata. Essa rivolge messaggi amorosi al bambino, che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica». Mieli concluse la sua vita suicidandosi a 30 anni con la testa dentro un forno. A lui è intitolato un circolo di cultura omosessuale sovvenzionato dallo Stato attraverso l'UNAR per fare attività pedagogiche, psicologiche e sanitarie. In questo clima di decostruzione della famiglia, dei generi e dell'identità, in cui l'individuo è incoraggiato a seguire il piacere personale e i capricci identitari del momento, vietato vietare, è esploso il transgenderismo minorile nei paesi angloamericani. Solo tra il 2016 e il 2019 queste procedure sono aumentate del 500%. Ragazzine e ragazzini convinti dal nuovo clima culturale di essere nati nel corpo sbagliato, che in una sola seduta dallo psicologo ottengono la diagnosi di disforia di genere e l'accesso a bloccanti della pubertà, ormoni transsex, riassegnazione sociale dell'identità e interventi chirurgici precoci. Questo è il documento di cui stiamo parlando. Ti serviva questa lettera firmata da un terapista per aprirti la porta e ottenere queste cure mediche? È questo il documento di cui stiamo parlando? Sì, lo è. Quanto tempo hai impiegato per procurarselo? 30 minuti. Negli Stati Uniti la più giovane paziente che si è fatta asportare il seno aveva 12 anni. Lo specialista di genere da cui mi hanno portata, dopo la visita, ha detto ai miei genitori che dovevo immediatamente ricevere farmaci bloccanti per la pubertà. Hanno fatto una semplice domanda ai miei genitori: preferite avere una figlia morta o un figlio transgender vivo? Questo è il momento in cui siamo tutti diventati vittime della cosiddetta cura di affermazione di genere. Le statistiche ci dicono anche un'altra cosa, che nel 90% dei casi queste crisi di identità sono transitorie e passano da sole al raggiungimento dell'età adulta. E per quanti hanno creduto alla follia che cambiare sesso fosse possibile, non lo è, i genitali ricostruiti non sono pienamente funzionali e costringono all'assunzione di farmaci a vita. Tocca spesso un amarissimo risveglio e dolorosi danni permanenti.
Ero così giovane ed impressionabile, mi è stato detto così tante volte: è possibile che tu sia trans, è possibile che tu sia trans, che alla fine ho iniziato a crederci. Sfortunatamente la transizione ha peggiorato le cose per me, ha distrutto la mia autopercezione. Mi sembra di aver perso 3 anni della mia vita, non ho vissuto 3 anni della mia adolescenza. Il fenomeno dei detransitioners, pentiti dei loro pseudofalli e vagine, senza più peli o capezzoli, spesso sterili, afflitti da dolori e patologie, è stato l'inizio. Il mio petto non è più come una volta e non lo sarà mai più. Ho le cicatrici e sfortunatamente i miei capezzoli sono completamente diversi. Per usare un eufemismo, è stato un duro colpo quando ho capito ciò che ho fatto. L'Inghilterra ha già avviato il dietro front con la chiusura della Tavistock, la clinica che in pochi anni ha sfornato irresponsabilmente migliaia di bambini transgender, causando danni fisici e psicologici irreparabili, ma proventi da capogiro. Ora si è aperto il vaso di Pandora, lo scandalo dei World Path Files, la documentazione trapelata dall'Associazione Mondiale Transgender, in cui gli stessi medici dichiarano che i loro piccoli pazienti e i genitori sono cavi e del tutto incapaci di fornire un consenso informato e comprendere le conseguenze degli interventi di affermazione dell'identità di genere. Questi medici dichiarano che dietro l'autopercezione di un'identità transgender spesso ci sono tutt'altre cause: personalità fragili, disturbi dello spettro autistico, problemi familiari e psicologici. Ammettono che nessun protocollo è realmente testato e affidabile, che stanno emergendo evidenze di correlazione fra cancri ed assunzione di ormoni e bloccanti della pubertà, che si tratta di una irresponsabile sperimentazione medica globale sui minori, che sta assumendo contorni sempre più tragici e inquietanti. So now professionals are bound by law. Oggi i professionisti sono obbligati per legge a supportare l'affermazione di genere del paziente. Sono vincolati dalla legge. Questo significa che se porti un figlio tredicenne a fare una valutazione da un medico, da uno psicologo, e forse a alti livelli di nevroticismo, tende cioè verso la depressione e l'ansia, e questo si traduce in un disagio con il proprio corpo, tutto questo oggi viene preso da questa moda culturale che insiste sul fatto che se ti senti a disagio nel tuo corpo è perché sei del sesso opposto. Questa è la parte epidemica e psicologica del fenomeno. Oggi sei obbligato dalla legge, se sei un professionista, a dire a una ragazzina: oh, pensi di essere un ragazzo? Lo sei assolutamente, al 100%. Cosa possiamo fare per facilitare questo passo avanti? E tutto questo è stato introdotto nella legge con il pretesto dell'eliminazione della terapia di conversione delle persone omosessuali. Incredibile. Ora, se sei un terapista o un medico, il tuo lavoro non consiste nell'affermare o nel negare l'identità di qualcuno. Questo non è il tuo lavoro. Il tuo lavoro è aiutarli a esplorare la loro identità e si spera a svilupparla. Quindi se qualcuno viene da te, forse ha un dismorfismo corporeo, forse è anoressico, una forma di dismorfismo corporeo, se noti che c'è una propensione di fondo più globale che porta a soffrire di depressione ed ansia, è quello il grande elefante nella stanza, la depressione e l'ansia. Ma questo non dipende dal dismorfismo corporeo, quanto piuttosto dalla depressione e dall'ansia, visto che le persone depresse e ansiose hanno maggiori probabilità di sperimentare pensieri suicidi. Magari il dismorfismo corporeo aggiunge qualcosa, è possibile, ma la questione fondamentale restano la depressione e l'ansia. Quindi ora soffri di un'autopercezione non ben specificata e la cultura dominante ti rigira, inserendola in una nuova narrazione: sei nato nel corpo sbagliato. Ed usano una carota, qui le cose si fanno straordinariamente patologiche. Molti di questi ragazzi che soffrono di questa forma di alienazione non sono popolari fra i coetanei. E così ora vengono allettati: non sei impopolare, sei interessante e speciale. Se prendi questa carota, sai, sei del sesso opposto. All'improvviso non sei una vittima, sei un coraggioso, come dire, un coraggioso cercatore della tua identità redentrice. Ed ora puoi essere elevato, trattato in modo speciale. Mio Dio! Se sei un adolescente impopolare, come potrebbe esserci qualcosa di più attraente di questo? Gli adolescenti sono programmati per seguire la massa e se la massa offre qualcosa di patologico, il che accade di continuo, ottieni un'epidemia psicologica.
La regola basilare è che se confondi le persone su un elemento fondamentale della loro identità, allora quelli che sono già così confusi da resistere a malapena ne cadranno preda e si scatenerà l'inferno. Ed è esattamente quello che è successo con la situazione trans attuale. Le persone creative hanno personalità multiple. Questo è ciò che li rende creativi. Non sono gli stessi di giorno in giorno. Potresti anche dire che hanno identità fluide. Quello che affermano i sostenitori della fluidità di genere, che alcuni hanno identità fluide, è vero per le persone creative. Sono così. Sono i tipi coi capelli viola, gli anelli al naso, i tatuaggi. Sono tratti tipici di personalità aperte, che combinate con tratti di nevroticismo, sensibilità estrema ad emozioni negative, generano persone dall'identità fluida, anche inclini alla depressione e all'ansia. Tutto questo è chiarissimo. Quindi, se sei un outsider, vorresti essere noioso e spregevole? Oppure un outsider interessante, avvincente, emozionante? Beh, ovviamente se sei una adolescente e sei impopolare, è brutale, perché resti legata a quelle ragazze cattive che ti evitano e ti escludono. È assolutamente brutale. Vivi un'esistenza marginale, non hai amici, tutti ti disprezzano. Forse in parte perché hai qualcosa che ti distingue dalla norma, come un'inclinazione verso l'autismo, un dato emerso dalle dichiarazioni dello staff della Tavistock nel Regno Unito, la gigantesca clinica che ha effettuato migliaia di interventi chirurgici per bambini transgender, che sta chiudendo i battenti. Il governo la sta chiudendo perché si sono resi conto che i tassi di richieste di trasformazione transgender erano saliti alle stelle e anche il personale della clinica sapeva che stavano spingendo le persone verso la transizione troppo velocemente, senza valutazioni né assistenza clinica adeguate. Ci sono più di 1000 cause legali contro la Tavistock al momento.